Mezzanotte 39, buonasera, benvenuti all'ultima edizione del TG La 7 della giornata, anzi oramai è cambiato il giorno perché appunto è mezzanotte 39. Allora, ieri due ore di incontro a Palazzo Chigi fra Renzi e Berlusconi per aggiornare il patto del Nazareno, sì, perché il Presidente del Consiglio insiste, si è parlato anche di giudici costituzionali, ha proposto comunque novità importanti al leader di Forza Italia. Quali sono? Il premio di maggioranza dovrebbe scattare per il partito che raggiunge almeno il 40% dei consensi e poi ci dovrebbe essere una soglia di sbarramento al 5%. Berlusconi però ha preso tempo. Come sempre nessuna foto, nessuna immagine, solo auto blu che entrano ed escono a Palazzo Chigi. Renzi che aspetta, Berlusconi e Letta che arrivano insieme, Verdini per conto suo, smentendo tutte le voci che lo davano in crisi per le grane giudiziarie. È l'incontro dei vertici PD Forza Italia e come sempre, se possibile più di sempre, assai scarni i resoconti sull'ultima puntata andata in scena di un patto, quello del Nazareno, da rinnovare e rivedere, mai parso così in difficoltà. L'unica cosa certa è la durata, due ore, e la volontà, almeno da parte del PD, di stringere i tempi sulla legge elettorale impantanata da mesi in Commissione Affari Costituzionali al Senato. L'obiettivo di Renzi, assai ottimistico, è quello di approvare l'Italicum entro dicembre in Commissione Affari Costituzionali, soglia d'ingresso al 5% e innalzamento del premio di maggioranza per la lista al 40%, le proposte, oltre alla questione delle preferenze, su cui sarebbe possibile trovare una formula di compromesso, con la possibilità di eleggere il 70% dei parlamentari con le preferenze ed il 30% con una lista bloccata. Difficile però immaginare che non si sia parlato anche del superamento dello stallo per l'elezione dei due giudici della Consulta, versante dove il patto Renzi-Berlusconi, dopo 20 fumate nere, ha mostrato le prime evidenti crepe. Crepe che potrebbero ora, invece che sparire, anche allargarsi di fronte alle difficoltà di Forza Italia, trapelate più che da dichiarazioni dei suoi esponenti, dalle nemmeno troppo velate soluzioni alternative formulate da ambienti PD, soprattutto ora, dopo le aperture dei 5 Stelle, sul nome di Silvana Sciarra per la Consulta. La verifica di queste prove di dialogo nella votazione, la 21ª di oggi pomeriggio nel Parlamento in seduta comune. Il senso di Renzi per la velocità, poco corrisposto dal suo interlocutore privilegiato, Berlusconi, sembra aver così al momento poco da gioire, mentre continua il botta e risposta a distanza, diplomatico eppure eloquente, con il Presidente della Commissione europea, Juncker, che ora chiede di non drammatizzare, invita a evitare i sabotaggi, ma confermando: non sono tipo che trema davanti ai primi ministri. Reagirò a tutte le critiche ingiustificate. Oggi lo avete sentito, c'è la riunione del Parlamento in seduta congiunta per votare i due nuovi giudici della Consulta, appunto, di nomina parlamentare. Ieri è stata una giornata molto intensa sia alla Camera che al Senato. Al Senato si è votato una fiducia movimentata sullo sblocca Italia. Alla Camera invece è stata respinta la mozione di sfiducia individuale che era stata presentata contro il ministro dell'Interno Alfano. Giornata a dir poco movimentata per il governo e per la maggioranza, sia alla Camera per la mozione di sfiducia individuale contro il ministro dell'Interno per le cariche della polizia a Roma, mozione comunque respinta dai deputati con 367 no contro 125 sì, sia al Senato per una nuova richiesta di fiducia, questa volta sul decreto sblocca Italia. A Montecitorio, dunque, una settimana dopo le manganellate della polizia sugli operai delle acciaierie di Terni, arriva la mozione contro Alfano, una richiesta di dimissioni presentata sia dal Movimento 5 Stelle sia da Sinistra Ecologia e Libertà, che contestano la ricostruzione degli incidenti fatta dal Ministro dell'Interno, anche alla luce delle nuove immagini diffuse dalla RAI. L'accusa è quella di una carica premeditata, non giustificata dal comportamento dei manifestanti che volevano sfilare in corteo verso il Ministero dello Sviluppo e non occupare la stazione Termini, come invece aveva spiegato Alfano. Lei ha mentito al Parlamento, accusa Giorgio Airaudo di Sel, ex leader FIOM, presente in piazza mercoledì scorso. Non si è scusato né ha rassegnato le dimissioni. Le chiediamo dignità, si dimetta, chiede il 5 Stelle D'Ambrosio. Ma Alfano respinge le accuse. Il nuovo video, spiega, non cambia la mia ricostruzione, non sono le uniche immagini di quello che è successo. Ho detto che c'è stato un alt non ascoltato e il corteo doveva essere autorizzato.
Ancora più movimentata la seduta a Palazzo Madama. Le proteste soprattutto dei grillini iniziano appena il ministro Boschi annuncia la richiesta di fiducia sul decreto sblocca Italia. Dai banchi dell'opposizione si rumoreggia platealmente, ma la ministra continua, incoraggiata anche dal presidente Grasso. L'aula protesta anche in occasione del voto dei senatori. I grillini si schierano attorno ai banchi del governo e al fine di ostacolare il passaggio dei colleghi. Per questo il voto va avanti a singhiozzo, con il presidente di turno, il leghista Calderoli, che fatica a tenere l'ordine. Al termine della seduta, con la fiducia ottenuta con 157 sì e 110 no, Calderoli invoca addirittura una norma del codice penale contro i senatori del Movimento 5 Stelle, per i quali ipotizza il reato di attentato agli organi costituzionali. Per la politica economica ieri CGIL, CISL e UIL hanno mobilitato i pensionati che vogliono l'estensione del bonus da 80 euro. Lamentano infatti, attaccano la politica del governo che parla di equità, mentre lamentano una forte perdita del potere d'acquisto delle pensioni, 30% in meno in pochi anni. Grazie alla giornata di mobilitazione dei pensionati contro la manovra, i sindacati sono tornati uniti nelle piazze. A Roma, Milano e Palermo si sono viste insieme tutte quante le pantere grigie di CGIL, CISL e UIL e nella capitale Camusso, Furlan e Barbagallo hanno sfilato fianco a fianco. Interventi urgenti per la rivalutazione delle pensioni, di fatto bloccate da anni, sul fisco, sul welfare e l'estensione del bonus da 80 euro erano le richieste venute dalla piazza. Lo slogan della giornata era un hashtag di Twitter molto evocativo: non stiamo sereni. E infatti sotto le bandiere, gli striscioni, gli anziani hanno portato in piazza disagio e preoccupazione. Molti tra loro sono i veri supplenti del welfare state in crisi. Sono gli anziani a sostenere sempre con più fatica l'economia delle famiglie. Da tempo chiedono che si torni a criteri di rivalutazione delle pensioni, che spesso sono le uniche entrate con cui devono mantenere figli e nipoti. I pensionati scesi in piazza hanno chiesto al governo più attenzione, visto che si sono sentiti del tutto trascurati dalla legge di stabilità. Chiedono servizi, interventi, sostegno, assistenza. Del resto i pensionati sono il 20% della popolazione, la metà di loro vive con neanche 1000 euro al mese. Sono infatti oltre 3 milioni, secondo l'Istat, coloro che vivono al di sotto della soglia media di povertà ed è un numero che, secondo le previsioni, è destinato a crescere. E veniamo agli Stati Uniti. Ieri sera il presidente Barack Obama ha commentato la durissima sconfitta che è arrivata per i democratici nelle elezioni di mezzo termine. I repubblicani hanno rafforzato la loro maggioranza alla Camera dei rappresentanti e sono diventati maggioranza anche al Senato. E adesso il presidente è, come si dice negli Stati Uniti, un'anatra zoppa, perché guida il paese ma non ha la maggioranza parlamentare. E lui ieri si è detto ansioso di collaborare con il nuovo congresso, aprendo ai vincitori. Non ho ulteriori aspirazioni politiche, il mio obiettivo adesso è fare il meglio e il più possibile nei 2 anni che mi restano alla Casa Bianca. Dice così Barack Obama, che si presenta in conferenza stampa dopo la batosta elettorale di metà mandato e prova a tendere la mano ai repubblicani che ora controllano il congresso con ampio margine. Mi piace bere del bourbon del Kentucky con il senatore McConnell. Scherza il presidente degli Stati Uniti. McConnell è il leader dei repubblicani al Senato e sarà con lui che Obama dovrà fare i conti per i prossimi 24 mesi. Cominciamo a lavorare insieme sulle cose su cui siamo in linea di massima d'accordo, dice il presidente, perché gli americani dalle urne ci hanno mandato un messaggio e ci hanno chiesto di lavorare duro e di concentrarci sulle loro aspirazioni e non sulle nostre. Poi accadrà anche che il Congresso passerà alcune leggi che io non potrò firmare e io prenderò sicuramente decisioni che non piaceranno al Congresso, dice Obama pensando all'annunciata riforma sull'immigrazione. Ma ci sono aree su cui si può cooperare. In cima alla lista delle cose da fare, Obama mette la necessità di destinare più fondi per combattere l'epidemia di Ebola e per la lotta all'ISIS. Al Congresso il presidente americano chiederà una nuova autorizzazione per l'uso della forza militare contro l'ISIS. È troppo presto per dire se gli Stati Uniti stanno vincendo contro i jihadisti, spiega Obama. Quello che si può dire è che adesso l'ISIS è in una posizione più vulnerabile e ha uno spazio di manovra più difficile rispetto a prima. Sull'Obamacare, la riforma sanitaria tanto contestata dai repubblicani, il presidente è disponibile a eventuali modifiche responsabili. La legge funziona, ma questo non significa che non possa essere migliorata, dice Obama. Siamo gli Stati Uniti, conclude il presidente. Qualcosa in più di
stati rossi e blu, repubblicani e democratici. Abbiamo tante grandi cose da fare insieme. E veniamo alla situazione del maltempo. Oggi è allerta soprattutto nelle regioni del centro-sud e con una situazione che potrebbe essere particolarmente critica a Roma, dove è stata ordinata la chiusura delle scuole e il prefetto invita a muoversi solo per andare a lavorare o per assolute esigenze improrogabili, per necessità. E l'altro giorno invece pioggia nelle regioni del centro-nord, città più colpita Carrara, dove 180 mm di pioggia sono caduti in appena 3 ore e sono crollati 200 metri dell'argine del fiume Carrione. Il maltempo si sposta dal nord Italia verso sud, lasciando dietro di sé cittadine allagate da fiumi straripati per la troppa pioggia rispetto alla media stagionale, ma anche polemiche per scene che si ripetono a distanza di anni, con migliaia di persone costrette a lasciare la propria casa. Stavolta è successo a Carrara, non ci sono vittime o feriti, ma la situazione è grave ed è questa. La zona industriale con i capannoni per la lavorazione del marmo sembra una laguna, l'acqua del fiume Carrione ha buttato giù 200 metri di un argine. Anche il Parmignole è esondato e gli abitanti di Carrara si preparano a passare la notte nella struttura della fiera della città, assistite dalla protezione civile. Il brutto tempo ha lasciato però il segno anche nel nord-ovest, in Lombardia, nel Basso Piemonte e in Liguria, dove l'allerta maltempo continua. Una tromba d'aria ha colpito la Sicilia orientale. Nella provincia di Catania si contano i danni per allagamenti, alberi abbattuti e anche alcune abitazioni scoperchiate. Domani scuole chiuse in molte città italiane, Roma compresa. L'allerta è massima per le piogge. Oggi è previste. Nella capitale il prefetto ha disposto la misura a scopo preventivo. Uscite di casa solo se indispensabile, è l'appello del prefetto della capitale. È il momento delle notizie sportive, ancora le coppe. Paolo Pellacani. Sì, buonasera, ancora la Champions League in primo piano. La Roma esce sconfitta dall'Allianz Arena dal Bayern Monaco 2-0 con i gol di Ribéry e Götze, ma rimane seconda nel girone insieme al CSKA di Mosca che ha battuto per 2-1 il Manchester City. Dunque crocevia per la qualificazione agli ottavi, diventa per i giallorossi il prossimo match il 25 di novembre proprio contro i russi. Se i Panzer di Germania si sono qualificati con 2 turni d'anticipo, ci sarà un perché. A questo assunto si deve partire per valutare la Roma, che dopo le sconfitte con il Bayern mantiene comunque il secondo posto, adesso in coabitazione con il CSKA vittorioso a Manchester. Rudy Garcia sceglie una formazione più solida, il 4-4-2 con Florenzi e Nainggolan esterni, davanti di Turbe e Destro. A sorpresa finisce in panchina De Sanctis, insieme a Totti, Gervinho e Pjanic. Come non credere che il pensiero del tecnico sia rivolto al campionato. I tedeschi non hanno Robben e Müller, ma l'impronta sulla partita è la solita, con l'intensità di Alaba che diventa protagonista nell'azione del vantaggio. La sua fuga viene chiusa di precisione da Ribéry. Nella ripresa la Roma perde Florenzi per infortunio alla caviglia. Il Bayern aumenta la pressione e trova il raddoppio. Numero di Lewandowski e tocco al volo di Götze. Esorcizzata la grande paura di un'altra brutta figura, la Roma non riesce più a vincere e in Champions diventa decisiva la sfida di Mosca con il CSKA il 25 novembre. E domani altre 4 italiane, l'Inter, la Fiorentina, il Napoli e il Torino, impegnate in Europa League. Il giardino dell'Europa è sempre più verde e ben lo sanno le squadre italiane impegnate domani, che con la parziale eccezione del Napoli hanno trovato oltre confine più gloria di quanta ne abbiano avuta in campionato. L'Inter, dottor Jekyll e Mr. Hyde, è imbattuta oltre Alpe con 0 gol al passivo, ma sul fronte interno è reduce dalla sconfitta di Parma. I 15 giorni dati a Mazzarri da Toir fanno così dell'Europa League il piccolo Eden nerazzurro da blindare con la vittoria a Saint-Étienne. Percorso netto anche per la Fiorentina, punteggio pieno e rete inviolata dopo 3 gare, a dispetto delle vicissitudini di campionato e di infermeria. Montella, perso Bernardeschi, contro il PAOK ritrova Mario Gomez, che alla voglia e alla potenza può aggiungere l'esperienza. Il double fast più contrastato è di certo quello del Torino, solo 3 vittorie in Serie A, ma percorso netto in Europa ed anche qui con porta blindata. Chiudere il discorso qualificazione fin da domani ad Helsinki vorrebbe dire potersi focalizzare su un mese dal calendario complesso in campionato. All'appello europeo, insomma, manca solo il Napoli, che nell'ultimo mese ha cambiato passo in Serie A, ma ha dovuto incassare l'unica sconfitta delle italiane in Europa League contro gli Young Boys, che arriverà domani al San Paolo. Una macchia che Benitez vuole lavare per fare contento De Laurentiis e magari anche il CT Antonio Conte. È importante che le nostre squadre facciano un percorso
bello, convinto, determinato in Europa, perché comunque è quella la strada da percorrere per farci tornare anche a livelli più elevati, ecco, rispetto a quelli di adesso. Ed è tutto per lo sport. Grazie Paolo, non ci sono aggiornamenti particolari, allora prossimi appuntamenti con l'informazione. Alle 7 c'è la rassegna stampa, alle 7:30 la prima edizione del telegiornale e poi alle 8 c'è Omnibus. Grazie e buon proseguimento di serata.